Carte bollate, ha carte detto. Bollate, perfetto. Allora Renzi dice, vabbè, allora famo sto congresso per usare l'hashtag. Arriva Cottore e dice, ah no, ma così si va di fretta, la gattina preciolosa, 3 mesi non bastano, ce ne vogliono 6, è per banco. Ma io non ho detto 6 mesi per fare un congresso, ho dato una motivazione logica, non state in cielo. Il congresso è 3 mesi. Ho capito, ma se le minoranze lo chiedono, ci sta anche che abbia... Perché poi ci sono degli statuti, il congresso del PD dovrebbe... Sì, ma devi chiederlo a Emiliano questa cosa. Cosa, non devi dirlo a me. Secondo lo statuto, scusami, quello che ha fatto fuori il povero Speranza, poverino, perché poi c'è questo problema qua. Loro avevano un candidatino che era questo piccolo ragazzetto, questo simpatico Speranza, ed è stato raso al suolo. Lo vedo carico di nostalgia. La meravigliosa minoranza del PD. Rischia veramente di, come dire, sai quei pupazzi nei teatrini. Senti, stavo dicendo, lo diciamo, non mettiamolo sul piano, ragazzi, non ci prendiamo per il culo, io ho ricostruito come stanno le cose, le cose stanno che loro hanno per due anni hanno votato sistematicamente contro, non soltanto è una necessità ma è un valore, cioè ho cercato di insegnare loro che devono contare su se stesse, che devono assumersi il principio di responsabilità, per cui se fai una cosa, la conseguenza di quella cosa innanzitutto ricade sulle tue spalle e tu ne sei responsabile, che bisogna sgobbare, bisogna lavorare tanto, bisogna studiare tanto, perché non basta la fortuna, non basta essere nati. Spieghiamo uno che per 20 anni è precario, che è un valore, fa un po' fatica, ti sto dicendo, il precario è un valore per chi non ce l'ha. Un'altra cosa che i sindacalisti non sanno, non conoscono, è la realtà. Se le fabbriche metalmeccaniche chiudono, non è che c'è Belzebù o la strega cattiva che ha detto chiudetele, è che il mercato del lavoro si evolve. È un effetto collaterale, la tua opinione è molto chiara. Una classe politica responsabile, una classe sindacale responsabile, si preoccuperebbe di adeguarsi alle condizioni e di trovare la soluzione migliore. Allora, mentre invece loro che cosa fanno? Quel buffone di Landini e anche questo signore qua accanto, cosa dicono? Il problema è difendere i privilegi di quelli che già ci sono, di questi ragazzi, perché sei un privilegiato, non ha nessun significato quello che succede. Io vi devo chiedere il problema dei bonzi sindacali è difendere i loro stipendi. Sono tutti buffoni, Landini, tu sei un bonzo sindacale, voi bonzi avete come unico interesse quello di difendere il vostro posto di lavoro, difendere i vostri mega stipendi. Dice che la precarietà è un disvalore, ma vi prego, è un'offesa verso chi si è ucciso, verso chi rimane e voleva bene a quelle persone, e verso milioni di giovani. Questo è filosofeggiare, caro amico mio. Allora, devo sentire Emanuele Fiano, poi naturalmente darò diritto di replica a Rondolino. Arrivo. Soltanto un attimo, Mirta. Fammi passare da Fiano. No, perché il signore usa i sentimenti in un modo, francamente, abbastanza becero. Cioè, è evidente che se si parla della morte di una persona, usare la morte di una persona contro un argomento che sta dentro il dibattito economico di questo pianeta da una 20 anni, certo, è profondamente scorretto. Che non esiste più il posto fisso. È molto meno becero parlare male degli assenti, dire buffone a Landini, è molto meno becero. Che non esista più il posto fisso. È meno becero dire buffone a quello che assente. Ma smettila! Va bene, vedo che il signore è un po' emozionato e il pubblico può anche smettere di applaudire, perché non è che c'è bisogno sempre, qualsiasi minchiata uno dice, battere le mani, si può anche trattenersi, una volta al giorno, diciamo, non proprio tutte le volte. Usare il suicidio di un ragazzo, la morte tragica quindi di un ragazzo, la morte di un ragazzo evidentemente con problemi psichiatrici gravi, perché di questo stiamo parlando, per contestare un ragionamento sulla precarietà, cioè sulla mobilità del lavoro, che è un dato oggettivo delle società moderne post-industriali. Non è che l'ho inventato io, il posto fisso non esiste più.